Gli organismi patogeni sono in grado di vincere le difese dell'ospite, in particolare la prima e la seconda linea. Ovviamente sono in grado di causare un'infezione con il conseguente danneggiamento dell'ospite. Le difese che abbiamo, in parte già studiate, sono la prima, la seconda e la terza linea. L'infezione che colpisce l'ospite può essere un'infezione localizzata, ad esempio in uno specifico organo, oppure diffusa, quindi un'infezione ad esempio multiorgano. Stessa cosa per i danni. I danni possono essere molto specifici, ad esempio una localizzazione polmonare, epatica e via dicendo, oppure danni generali all'intero organismo. Sui microrganismi patogeni si rimanda in particolare al corso di microbiologia. Vediamo adesso, per un certo numero di slide, le patologie tipicamente batteriche. Alcune di queste patologie sono causate da tossine che vengono prodotte dal batterio. Queste tossine le possiamo dividere in due grandi categorie: esotossine ed endotossine. Allora, le esotossine sono delle sostanze generalmente proteiche che vengono prodotte e liberate attivamente dal batterio, mentre le endotossine sono normalmente dei lipopolisaccaridi che si liberano dalla lisi della parete batterica, quindi è un prodotto di lisi del batterio che ha come conseguenza l'intossicazione dell'organismo. Le esotossine normalmente sono prodotte da batteri poco invasivi, termolabili, e si dividono in neurotossine, citotossine e enterotossine. A seconda che colpiscono nello specifico il sistema nervoso, oppure cellule in generale, oppure il sistema enterico. Ad esempio, fra queste esotossine abbiamo le esotossine del tetano, della difterite e del botulino. Il tetano, abbastanza conosciuto, ha un agente patogeno che è il Clostridium tetani, di cui vedete un paio di immagini in microscopia. È un batterio gram-positivo, è un anaerobio obbligato, quindi viene ucciso dalla presenza di ossigeno ed è sporigeno, cioè produce spore di resistenza. Produce due tossine. Una è la tetanolisina che danneggia gli elementi figurati del sangue, e l'altra, quella che in realtà poi ha l'effetto maggiore, la tetanospasmina, che riduce nel sistema nervoso centrale la produzione di inibitori della contrazione muscolare, che quindi in assenza di inibizione procede incontrollata. La tetanospasmina, difatti, può causare paralisi muscolare. Se questa paralisi riguarda purtroppo i muscoli respiratori, ovviamente può avere un esito letale. L'incubazione va dai 3 ai 21 giorni e normalmente prima si manifesta, peggiori saranno i sintomi, cioè vuole dire che il batterio sta invadendo abbastanza velocemente l'organismo e quindi produrrà una quantità di tossine elevata. Poi esiste anche un tetano neonatale particolarmente impegnativo. Come si cura? Beh, ovviamente il primo intervento è quello di limitare i danni nell'immediato, quindi ad esempio in caso di ferite con materiale che può essere sospetto, quindi ad esempio metalli arrugginiti, terra, in cui la presenza di ossigeno è scarsa, è bene fare degli abbondanti lavaggi della ferita con acqua ossigenata, in quanto la produzione di ossigeno, abbiamo visto, è letale per il batterio. Ovviamente anche una terapia antibiotica che serve a ridurre il numero di batteri presenti nel nostro organismo e la somministrazione di un'antitossina di derivazione normalmente umana, in quanto il sistema immunitario abbiamo
appena detto, impiega un certo numero di giorni, quindi, per attivarsi, quindi potrebbe non essere sufficiente la risposta immunitaria. E si possono ovviamente somministrare dei miorilassanti anticonvulsivi come delle benzodiazepine e nei casi più pesanti anche il curare, ovviamente con le opportune attenzioni. Le benzodiazepine principali, ad esempio, possono essere il Valium, il Lorazepam, il Diazepam, e queste benzodiazepine, sintetizzando, riducono il rilascio di acetilcolina e quindi riducono gli effetti sulla contrazione muscolare, in quanto l'acetilcolina è il neurotrasmettitore nella sinapsi neuromuscolare. Come si può prevenire? Beh, ovviamente la prevenzione primaria è quella dell'igienizzazione degli ambienti e degli strumenti. E poi un'immunoprofilassi, cioè una vaccinazione mediante una somministrazione della tossina inattivata. Questa tossina inattivata ovviamente non è in grado di produrre gli effetti dannosi, ma attiverà il sistema immunitario, causando la produzione di anticorpi contro la tossina. Quindi nell'eventuale contaminazione da Clostridium tetani, la tossina verrebbe eliminata molto velocemente, impedendo gli effetti tossici sull'organismo. L'altra patologia che abbiamo segnalato è il botulismo. L'agente è un batterio, un Clostridium botulinum, è un gram positivo, anaerobio obbligato anche lui e anche lui è sporigeno. La tossina botulinica è purtroppo estremamente tossica, spesso letale, è termolabile, però vedete, a 80 gradi. Quindi il riscaldamento, di una pietanza, di un cibo mal conservato non è detto sia in grado di, eliminare la tossina. Normalmente le tossinfezioni da botulino avvengono per una cattiva conservazione degli alimenti e l'incubazione va da 12 a 36 ore. Il meccanismo di azione è esattamente l'opposto del precedente, mentre nel caso del tetano avevamo una paralisi rigida, una paralisi spastica dei muscoli, in questo caso abbiamo una paralisi flaccida, cioè non viene rilasciata acetilcolina nella sinapsi neuromuscolare. Nel caso di coinvolgimento dei muscoli respiratori, ovviamente ci può essere il decesso per arresto respiratorio. Come si cura? Ovviamente anche in questo caso la somministrazione di antitossina è la terapia di elezione per eliminare la progressione della tossinfezione, però le sinapsi danneggiate restano danneggiate per tempi anche molto lunghi, quindi una volta colpiti dal botulismo purtroppo i tempi di recupero sono molto molto abbondanti. E si può somministrare un diarroico per eliminare le tossine non ancora assorbite, visto che normalmente, abbiamo detto, sono tossinfezioni di tipo alimentare, l'eliminazione la più veloce possibile delle tossine non assorbite riduce gli effetti. Abbiamo parlato di antibiotici, ovviamente stiamo parlando di patologie infettive di tipo batterico. E quindi gli antibiotici sono i farmaci di elezione. Hanno varie origini, ovviamente sono prodotti originariamente naturali, cioè sono prodotti stessi della natura, dei batteri, dei funghi, oppure possono essere semisintetici, cioè una modificazione, dell'antibiotico naturale, o possono essere completamente sintetici, cioè prodotti in laboratorio senza una base naturale. Normalmente, vi dicevo, sono batterici e fungini, possono o inibire la moltiplicazione batterica, quindi riducendo la quantità di batteri nell'organismo e dando il tempo al sistema immunitario di agire, oppure possono uccidere direttamente i microrganismi stessi. Il potere antibiotico del penicillium, cioè della penicillina, è stato scoperto da Fleming nel 28. In realtà la situazione è abbastanza controversa, ma non vorrei soffermarmi su questo aspetto.
Insomma, i detrattori di Fleming dicono che si è limitato a dare il nome a qualcosa che era già conosciuto precedentemente. Però, a parte queste polemiche, la penicillina ha permesso nella Seconda Guerra Mondiale di salvare una quantità non indifferente di militari feriti, differentemente dalla Prima Guerra Mondiale. Ad esempio, nella Prima Guerra Mondiale si pensava di avere un numero di infezioni molto basso. Perché? Perché normalmente, almeno all'inizio, si era ipotizzato di avere una guerra veloce, con colpi d'arma da fuoco, fucili, pistole, che sono generalmente sterili. Poi, ovviamente, quando entra nel corpo, il proiettile è sterile, ma non è certo sterile il vestito, la giacca, la mimetica, e quindi infezioni ce ne possono essere comunque. Però, diciamo, non erano preparati. Poi è la guerra che si è realmente verificata, cioè una guerra di trincea in ambienti in cui la sterilità era l'ultimo delle situazioni, insomma. Quindi ci sono stati decessi per cancrena gassosa in quantità industriale, anche partendo da semplici ferite, ad esempio a un dito, a una mano. Insomma, immaginate in trincea dove gli uomini vivevano tutti appressati gli uni agli altri, facendo i loro bisogni nella trincea stessa, dove i cadaveri spesso non venivano spostati se non ogni tanto con il fango, la melma e quant'altro. Quindi immaginate la quantità di batteri che potevano essere presenti. Nella Seconda Guerra Mondiale, fatto tesoro dei risultati della prima e avendo la penicillina a disposizione, soprattutto l'esercito statunitense, questo grande numero di decessi per infezioni che si sono avuti nella prima si è ridotto notevolmente. Quali sono le caratteristiche di un buon antibiotico? Beh, per prima cosa, ricorderete, primo non nuocere, deve essere tossico minimamente sul paziente, quindi gli effetti collaterali dell'antibiotico devono essere i più bassi possibili. Questo ovviamente si può ottenere grazie alle differenze notevoli che ci sono fra un essere umano e un batterio, fra un organismo eucariote e un organismo procariote. Quindi l'antibiotico deve colpire caratteristiche specifiche dell'organismo procariote e non della cellula eucariote. Quali sono i bersagli possibili di un antibiotico? Beh, possono essere vari. Ovviamente ricorderete che i batteri hanno una parete cellulare particolare, si dividono principalmente in gram positivi e gram negativi, poi ci sono microbatteri e altri, quindi io posso lavorare sull'impedire la produzione della parete, ovviamente indebolendo in maniera enorme il mio batterio, oppure posso agire a livello di membrana, quindi rompere, danneggiare la membrana cellulare, posso bloccare la sintesi proteica, perché ad esempio i ribosomi dei procarioti sono diversi dai ribosomi degli eucarioti e quindi potrei colpirli in maniera abbastanza specifica. Potrei bloccare la sintesi degli acidi nucleici o intervenire su alcuni metabolismi fondamentali del batterio, metabolismi diciamo chiave senza i quali il batterio andrebbe particolarmente in crisi. Ad esempio, qui abbiamo una slide sugli effetti di parete, ad esempio sulla sintesi dei peptidoglicani di parete, sono i beta-lattamici come la vancomicina, la bacitracina, oppure ci possono essere antibiotici che, dicevo, intervengono sulla sintesi di acidi nucleici, quindi DNA, RNA, fluoroquinoloni e la rifamicina. Oppure possono danneggiare l'integrità della parete, le polimixine, oppure possono danneggiare la sintesi di proteine, ad esempio tetracicline, macrolidi, il cronafenicolo, eccetera. Oppure intervenire sulla biosintesi, ad esempio la biosintesi dei folati, sulfonamidi in particolare. Allora,